Oggi è giovedì, quindi si parlerà di italiane in Champions. Ormai hanno giocato tutte e quattro con alterne fortune, di conseguenza è giusto andare ad esaminarne una per una. Nel complesso un bilancio a mio avviso deludente. Deludente in quanto gli avversari affrontati dalle nostre compagini erano, a mio avviso, ampiamente battibili, soprattutto in due casi. Tre pareggi e una vittoria. Iniziamo da chi ha vinto, ovviamente. Iniziamo dal Napoli. Il Napoli ha fatto fatica, ha fatto molta fatica. Il Napoli dell'anno scorso è un lontano ricordo. Ma io faccio un invito, invito caldamente i tifosi napoletani a portare pazienza. Ragazzi, avete un allenatore nuovo che ha dovuto portarsi, ha dovuto mettersi sulle spalle un'eredità impossibile da gestire, perché qualsiasi cosa faccia Garcia o Garcia, come lo volete chiamare, sarà sicuramente inferiore a quello che ha fatto Spalletti, perché l'unico modo per fare meglio di Spalletti è vincere lo scudetto e vincere o la Coppa Italia o la Champions, e non ci riuscirà, secondo me. Quindi, come avete portato pazienza per un anno con Spalletti, dovete portare pazienza almeno per un anno anche con Garcia. Sento parlare di un Garcia che non mangerà il panettone, cose del genere. Ragazzi, non commettete lo stesso errore che hanno commesso troppe volte le società che hanno gestito l'Inter, ovvero quello di cambiare due, tre allenatori all'anno. Questa cosa è controproducente, non serve a un cazzo. Anche Spalletti il primo anno non ha fatto benissimo, è stato contestato e tanti volevano la sua testa. Ma alla fine avete visto cosa è successo. Quindi vi chiedo pazienza. Pazienza con Garcia. Alla fine ha vinto. Ha vinto male, ha vinto immeritatamente, sono stati presi a pallonate, hanno rischiato contro una squadraccia, non importa. Hanno vinto e vincere in Champions è sempre importantissimo. Seconda squadra impegnata, l'Inter. Allora, qui il discorso è molto più complicato. Secondo me, l'Inter ha letteralmente, ma proprio letteralmente, sottovalutato l'avversario. Ieri l'Inter è stato preso a pallonate dalla Real Sociedad. Ha sottovalutato l'avversario e si vede anche dalla formazione iniziale che ha messo in campo il buon Simone Inzaghi. Tu non puoi affrontare una partita di Champions con le riserve. In campo c'era Aslani, in campo c'era Arnautovic e vi faccio solo due nomi. La partita, infatti, con l'ingresso dei big, tra virgolette, con l'ingresso dei titolari, quindi Thuram, quindi Carlos Augusto, quindi quella Frattesi, ecco, è cambiata totalmente. Non si può buttare via una partita, non si possono buttare via 75 minuti di una partita di Champions a farsi prendere a pallonate dalla Real Sociedad, è inammissibile. Noi non siamo questi, noi siamo quelli degli ultimi 15 minuti e grazie a Dio che siamo riusciti a pareggiare. Alla prestazione dell'Inter do un voto 4, nonostante il pareggio, perché si è visto del buono. Ma la partita è stata sottovalutata e quando si sottovaluta un avversario si commette l'errore più grosso di tutti. Punto. Milan. Il Milan purtroppo è la squadra, secondo me, tra le quattro che ha giocato meglio, cioè che meritava di vincere rispetto alle altre.
meritava di vincere anche più del Napoli. Però purtroppo, come ho detto nel video precedente, la sua punta di diamante, Rafa Leao, ha deciso di fare il coglione, ha deciso di fare il pagliaccio, ha deciso di fare il buffone e di conseguenza hanno portato a casa uno striminzito 0-0 quando potevano tranquillamente vincere la partita. È colpa di Leao se il Milan non ha vinto. Chiariamoci, non è colpa del Milan, è colpa di Leao. Perché quella sceneggiata lì, quel tentativo di colpo di tacco a 5 metri dalla porta, è un errore imperdonabile. Imperdonabile. Ultima compagine. Lazio. Anche qua. Partita difficilissima, perché comunque avevi di fronte l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid, ragazzi, è per antonomasia una squadra rognosa, una squadra che ti fa innervosire, una squadra che ti fa giocare male, una squadra che ti fa proprio girare le palle. E la Lazio ne ha subito le conseguenze. Dio ha voluto che nella Lazio esista un eroe chiamato Provedel, un portiere che segna all'ultimo secondo di recupero, qualcosa di veramente bellissimo, di veramente incommentabile, da gioire rotolando giù per i gradoni dello stadio. Bellissimo, bellissimo. Cioè, io la Lazio do un 6, perché è riuscita a portare a casa un punto contro l'avversaria più complicata che aveva. Quindi, morale della favola, ricapitoliamo. Al Napoli gli do un 6, perché comunque è riuscito a vincere. Un 6 meno, perché d'altronde col Braga non si poteva soffrire così tanto. All'Inter gli do un voto 4,5, perché ha commesso l'imperdonabile errore di sottovalutare l'avversario. Al Milan do un voto 6+, che poteva essere molto più alto se in campo al posto di Leao se fosse stato una persona normodotata, e alla Lazio do un 6+ anche a loro, perché comunque hanno portato a casa un pareggio. Comunque questo primo turno di Champions ci ha insegnato una cosa importante: ogni partita di Champions è difficile. Ogni partita di Champions è complicata, ogni partita di Champions nasconde insidie. Che tu giochi contro il Real Madrid, che tu giochi contro il Braga, che tu giochi contro gli Young Boys, contro qualsiasi formazione. Noi non siamo a livello del Barcellona, che gliene fa 5, noi non siamo a livello del Bayern Monaco, però abbiamo, a parte il Milan, dei gironi passabili. Di conseguenza, un mezzo passo falso dell'Inter ci può stare, un mezzo passo falso del Milan non ci può stare, perché loro sì hanno un girone di merda. Il mezzo passo falso della Lazio contro l'Atletico ci può stare, la vittoria del Napoli contro il Braga è importante, perché comunque ha portato a casa 3 punti. Bilancio complessivo, io farei un dal 5 al 6, non di più. Non le ho viste proprio tanto in forma, le nostre 4 sorelle.